con la ditta Comap Sud dell'indotto, una ditta che lavora per la Whirlpool e prima ancora lavorava per la Indesit, per decenni insomma prodotto per la Indesit, che si è trovata in grosse difficoltà sin da quando la Indesit è passata alla Whirlpool. Siamo qui con un lavoratore della Comap. Allora, a cui chiediamo innanzitutto qual è la vostra storia, la storia del passaggio da Indesit a Whirlpool, che conseguenze ha portato? In pratica la nostra azienda è un'azienda che lavora da più di 30 anni con Lec, Indesit e Ariston. E quando poi è accaduto che nel 2013 c'è stato questo passaggio, in pratica è come se per noi dell'indotto Comap avesse chiuso, perché sono passati da una produzione alla logistica. Quindi è successo che praticamente si sono interrotte tutte le commesse e quindi siamo stati per molto tempo in un regime di cassa integrazione. Poi la nostra azienda è riuscita a prendere il lavoro con la Whirlpool di Napoli. Comunque i volumi che erano stati promessi non sono stati mantenuti, e questo ha fatto in modo che nel corso degli anni abbiamo esaurito tutti gli ammortizzatori sociali. Adesso ci troviamo qui in pratica perché ad aprile abbiamo terminato tutti gli ammortizzatori sociali, sono stati licenziati 20 lavoratori. E per non proseguire per ulteriori licenziamenti abbiamo fatto un accordo di sospensione dell'orario di lavoro. Questo significa che noi lavoriamo per 5-6 giorni al mese e i restanti giorni non ci vengono proprio retribuiti. Però è ovvio che se poi la Whirlpool di Napoli dovesse chiudere i battenti, anche la nostra azienda, che lavora quasi per l'80% della Whirlpool di Napoli, non avrebbe più senso di esistere. Quindi allora si tratterebbe di una chiusura collettiva. Noi chiediamo una cosa sola, che venga rispettato l'accordo dell'ottobre 2018. Un'altra cosa importantissima è che noi nello scorso giugno, tramite le nostre federazioni sindacali nazionali, segreterie nazionali, abbiamo fatto un documento congiunto con tutto l'indotto Whirlpool Campania, che si trova sia a Caserta, Napoli che Avellino, per la richiesta di istituzione di un tavolo alternativo. Però a questo documento purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Adesso ci troviamo che l'azienda 15 giorni fa ha aperto un'altra procedura di mobilità per 24 lavoratori, quindi non sapremo, a prescindere dall'esito della Whirlpool, non sapremo come andrà a finire, perché non abbiamo proprio gli strumenti per arrivare alla fine di questa vertenza. Avete sentito, una battaglia, quella dei lavoratori della Comap, che rischia di finire prima del tempo per mancanza di ammortizzatori sociali. Quello che i lavoratori chiedono, come avete sentito, è diciamo il prolungamento degli ammortizzatori sociali straordinari per poter resistere ancora qualche mese e continuare questa battaglia, nella speranza che la vertenza Whirlpool trovi un esito positivo. Intanto l'indifferenza del governo, ma anche della regione, diciamo, aggrava questa situazione. Sicuramente quello che possiamo fare è lanciare un appello pubblico, cittadino, al governo e alla regione, affinché diciamo si apra innanzitutto un tavolo per discutere della possibilità di ammortizzatori sociali, per prolungare insomma l'impiego in fabbrica. Quindi insomma, hai qualcosa da aggiungere rispetto a questo? È giusto come già hai ribadito tu. La cosa che diciamo noi come lavoratori ci siamo rimasti molto male, perché ci siamo sentiti proprio traditi, abbandonati, è il fatto che da 4 mesi non abbiamo ricevuto nessuna risposta a questa richiesta che abbiamo inoltrato per i canali, tramite i canali ufficiali, quindi tramite le segreterie nazionali del sindacato. Abbiamo inoltrato sia alla regione che al ministero e ci siamo sentiti abbandonati su questa cosa, perché non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Quindi vi lasciamo con un'ultima considerazione. Oggi sui giornali si leggevano che l'ipotesi diciamo a cui forse sta lavorando il governo è quella di una reindustrializzazione.
un'ipotesi che presumibilmente farebbe immediatamente saltare l'indotto. Non è possibile che il governo dimentichi 400 e passa famiglie dell'indotto nella proposta di reindustrializzazione del silo di Viareggio. Bisogna assolutamente dare visibilità a questa lotta, a questa parte, diciamo, di lavoratori che rischia di affrontare un destino drammatico, abbandonata dalle istituzioni. Noi ci impegniamo a dare visibilità e a organizzare mobilitazione cittadina in sostegno di questi lavoratori e chiediamo a tutti i cittadini, i lavoratori, gli intellettuali, gli attivisti di questa città e della regione di fare qualcosa per i lavoratori dell'indotto, per la Comap, per la Scala Mediterranea e per tutte le altre lutte che si trovano in una situazione drammatica, abbandonate dal governo e spesso anche dai mass media.